Continuiamo con delle chicche. Vi dicevo che mi piace molto Jasmine di Java di Tesori d'Oriente. Ormai non riesco più a trovarlo in tutti, diciamo, non è così facile reperire questo. Poi lo vendono online, però vedo che non c'è più in giro come una volta ed è veramente il dupe indiscusso fatto a regola d'arte di Angel di Thierry Mugler o di Mugler. Ho trovato già qualche giorno fa una chicca che avevo lasciato lì perché era un po' rovinata la boccetta e mi dispiaceva. Beh, non ce l'ho fatta, sono tornato a prendermi. E di cosa sto parlando? Del vecchio Jasmine di Java. Questa è l'edizione vintage. Penso che questa boccetta risalga almeno a 10 anni fa, o se non 10, comunque poco meno, poco, insomma, su per giù una roba del genere. Purtroppo, questa parte qua si è rovinata, non so se si vede. Poi vabbè, adesso l'ho pulito tutto, ho staccato il vaporizzatore, gli ho dato una sistemata, però qua si è proprio, diciamo, corroso e l'ho pulito bene bene con acqua e sapone e via, e l'ho asciugato per bene. Comunque il profumo è completamente pieno. Quindi abbiamo una boccetta rispetto a questa, qua l'abbiamo lucida, questa invece è satinata. Abbiamo rappresentata questa statua si chiama, non lo so, sembra un buddista, un monaco, non lo so, vabbè, quel che è, non so esprimere bene queste cose, spiegarmi bene. Abbiamo lo stesso barcode anche qua, perché il prodotto appunto è lo stesso, è stato sostituito nel nuovo pack. La profumazione è rimasta comunque molto buona, nel senso che non si è rovinata, non sento, cioè lo sento come lui. Devo dire che sono identici, non hanno stravolto formulazione. Però trovo che sia molto bella, molto molto bella questa boccettina qua, molto bella, satinata, vecchio pack, molto carina. Il tappo è di un rosso più chiaro. E anche leggermente mi sembra metallizzato, mentre questo è un rosso bello scuro, intenso e non glitterato, metallizzato, vogliamo dire. È molto bello, sono molto contento di aver trovato questa chicca perché è veramente un bel pezzo. Mamma quanto mi piace Jasmine di Java. Tra l'altro dicevo nell'altro video che mi sono dimenticato di dirvi che aspettate che si vede male, ma no, c'è un po' di luce. Ecco, così si vede bene. Ecco, qua c'è la fotocamera che si è un po' rovinata, la frontale si vede non benissimo, però il pack è questo. Qua abbiamo lo stesso barcode 559. Vediamo se anche la descrizione è lo stesso. Sì, no, è uguale. Sì. Chiamato dagli indù, chiaro di luce. No, chiaro di luna, scusate. Il fiore di jasmine contiene oli essenziali preziosissimi. Mistero e seduzione caratterizzano il suo profumo da toni caldi, dolci e fioriti. Vedete che qua è proprio peccato. Rovinato sia da che è colato un po' di profumo, la parte alcolica, corroso qua. Però devo dire che è tenuta perfettamente, non ha gibolli. Le immagini disegnate, cioè qua sopra riportate sono belle nitide, non è. Quindi è veramente una bella, 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 bella chicca per me. E quindi niente, abbiamo i due. Questo è più sull'oro, mentre questo è più sul giallognolo. Oro più giallognolo, però. Questo è proprio un oro satinato. Molto, molto bello. Ripeto, la fragranza non ha subito alterazioni, non si è rovinata nonostante sia un profumino che io ho pagato 4,50 euro questo. E in questo posto dove avevo trovato appunto anche il frangipani delle Indie. E poi vabbè, ne sono rimasti alcuni, ma sono tutti quelli attuali, il Talasso, l'Hammam e mi sembra il legno di guaiaco e pepe nero, quello attuale. E comunque il profumo è rimasto ottimo, ha una bella tenuta, perché già comunque secondo me il Jasmine di Java, anche quello attuale, ha una bellissima tenuta, almeno su di me per quanto mi riguarda. E niente, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Vediamo quando arriverà. E anche tè verde di Ceylon, arriverà anche lui a breve. Ciao.